Buonasera, bentornati con Speciale Dilettantissimo. Andremo a vedere quello che è successo in Serie B. Fermo il campionato, si è recuperata la partita tra Entella e Venezia. Andiamo a vedere i risultati con la grafica. L'Entella ha perso in casa per 2-0. Ecco qui la classifica per i biancazzurri, non è delle migliori. Andiamo a vedere con la regia la classifica, in quanto la Virtus Entella è a 4 punti con una partita da recuperare, ma ahimè 4 pareggi e peraltro in casa non riesce a vincere. Una Virtus Entella che anche ieri dopo il gol è andata praticamente un pochino male, e secondo me Tedino domenica prossima, nella prossima partita contro l'Ascoli, rischia grosso, ma anche il mister dell'Ascoli dovesse perdere potrebbe essere sostituito. Andiamo a vedere quindi il servizio. Gara delicatissima, recupero della quinta giornata di Serie B, perché al Comunale di Chiavari sono di fronte un Entella che non ha ancora centrato la prima vittoria in campionato e un Venezia che, trovando i 3 punti, si affaccerebbe alle zone nobili della classifica. Entrambe però sono reduci da 2 sconfitte, quella pesantissima dei padroni di casa subita dal Lecce, ma con un passivo di 5-1, quella interna dei lagunari contro la neopromossa reggiana. Punti pesanti e quasi vietato sbagliare per le formazioni di Tedino e Zanetti. È l'Entella che parte forte, perché dopo nemmeno 10 minuti Brescianini impegna severamente Lezzerini. È un autentico miracolo intervento dell'ex estremo difensore dell'Avellino sulla ribattuta. L'1-0 di De Col viene resettato da una segnalazione di offside, fuori gioco chirurgico, quello di uno degli ex della partita. L'altro, Mattia Aramu, ci prova col pezzo forte della casa, ma la sua punizione dai 18 metri viene deviata in angolo dal muro eretto da Borra. Sono gli unici 2 sussulti di un primo tempo a buoni ritmi, ma avaro di emozioni. La ripresa si apre con un altro calcio d'angolo, ma soprattutto col vantaggio ospite. Corner da sinistra, la difesa dell'Entella è immobile e consente prima la torre di Ceccaroni, poi il tocco sporco di Francesco Forte. L'ex Spezia esulta, ma in realtà il tentativo disperato e decisivo è di Pellizzer. Cambia poco, perché l'Entella in ogni caso va sotto e sbanda. Il Venezia infatti ha subito l'occasione del raddoppio su un lancio centrale che buca la difesa biancoceleste. Forte fa sportellate con Poli, ma viene murato da Chiosa al momento del tiro. La reazione degli uomini di Tedino comincia a palesarsi verso metà frazione, con il destro di De Luca leggermente defilato in area di rigore. La conclusione del numero 7 è dritta per dritta e Lezzerini respinge. Al 75esimo però arriva la doccia fredda per i padroni di casa, perché ancora su corner, ancora da sinistra, questa volta Ceccaroni si mette in proprio, sfonda la linea difensiva e di testa chiude di fatto il match con il 5° gol subito dai padroni di casa da palla inattiva nelle ultime 3 gare, l'ultimo acuto. E ancora di marca lagunare con Capello che non c'entra lo specchio su suggerimento da destra. È la 3ª sconfitta in campionato per l'Entella, 2ª consecutiva in casa. La difesa diventa la 2ª peggiore del campionato, così come l'attacco. Inutile dire che la gara di domenica prossima ad Ascoli sa già di spareggio salvezza. Bene, eccoci rientrati. Come detto, il 22 di novembre giocherà Ascoli Entella. Bertotto rischia grosso, Alessia, è una partita che l'Ascoli e che l'Entella dovrà andare a giocarsi bene, cercando di fare un punto. Da cercare comunque di riuscire a giocare una buona partita, cercando di anche racimolare un pareggio, quindi un punto, e tirarsi fuori un po' da questa, esatto, zona, pericolosa. Diciamo che Tedino, a nostro modo di vedere, rischia, così come rischia Bertotto. Con il speciale Serie B è tutto, noi ci rivedremo la settimana prossima, sempre con andando a vedere appunto le immagini della Serie B con l'Entella. Tra poco Dilettantissimo, non cambiate canale. Questo programma è offerto da S&L Trasporti, via Fiumara 3, Genova.
Buonasera, bentornati con Dilettantissimo. Anche quest'oggi si sono giocate pochissime partite, due del campionato di Serie D, Girone A, che abbiamo ripreso entrambe. Una grazie a Fabio Molinari per quanto riguarda l'Imperia, l'altro grazie a Matteo Calavutti per quanto riguarda il Vado d'Ertona, dove avremo anche ospiti il presidente del Vado in collegamento via Skype e il direttore generale del d'Ertona, Roberto Canepa. Ma ne parleremo dopo, perché ora partiamo invece subito con i due collegamenti che abbiamo col campionato di eccellenza, ossia due squadre che lo scorso campionato erano in Serie D ma che sono state retrocesse grazie alla cristallizzazione della classifica di Serie D, Girone A. Come Alessia, ciao Alessia, vuoi ricordare il numero per poter entrare in collegamento con noi? Il numero per poter entrare in collegamento con noi è il 338-489-1908. Bene, non perdetevi questa puntata perché c'è un gol strepitoso di Sancinito che ha fatto gol da oltre 60 metri. Una punizione, ha visto il portiere fuori porta, l'ha messa all'incrocio dei pali da 60 metri. Un gol da non perdere, quindi non cambiate canale perché sarà sicuramente il vincitore dello sponsor Balilla che, come potete vedere, ci accompagna da tutte le domeniche. È il nostro sponsor ufficiale per premiare i calciatori che hanno un gesto tecnico pazzesco. Ma andiamo subito col collegamento in via Skype, eccoli qua, Alberto Saracco, presidente del Ligorna, e di fianco Lorieri, il DS della Fezzanese. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ciao Claudio. Buonasera a tutti. Bene, voi l'anno scorso eravate nel campionato di Serie D, poi questa cristallizzazione della classifica vi ha relegato a un campionato che probabilmente non è il vostro, in particolare la Fezzanese era in teoria, non era neanche quintultima, perché era quintultima a pari punti con altre squadre, Fabio. Sì, era a pari punti con altre due squadre, per una classifica avulsa e completa siamo stati retrocessi. È un punto dolente ancora nostro, che brucia ancora, ma sono state fatte delle scelte, a mio avviso, non giusti, siamo ricorsi a tutti i gradi di giudizio che ci ha dato contro e ora affrontiamo il campionato di eccellenza, vedremo cosa succederà. Diciamo che sia Ligorna che la Fezzanese sono, assieme all'Albenga e il Rapallo, le squadre che sono in pole position, diciamo, come in una ipotetica partenza di un MotoGP, dovrebbero essere in prima linea. Cosa ne pensate, Alberto? Sì, sì, ciao Claudio. Ma innanzitutto volevo... Vabbè, l'anno scorso io non c'ero, il Ligorna è vero, era in Serie D, la Fezzanese anche. E poi sappiamo bene un po' come sono andate le cose, no? Sono andate che ci hanno fatto credere a livello istituzionale e non solo, che ci sarebbero stati dei ripescaggi. Sulle graduatorie sia noi che la Fezzanese eravamo messi molto bene e per poi praticamente ritrovarci in eccellenza a fine luglio. Questo lo dico perché credo che, parlando anche prima col direttore fuori onda, anche lui mi ha confermato questo. Noi abbiamo chiaramente abbiamo allestito una squadra, uno staff per poter fare la Serie D. E questo concerne gli allenamenti magari al pomeriggio, concerne avere tante persone che hanno dovuto chiedere un part time, succede che tanti ragazzi lavorano con il calcio e quindi ci ritroviamo adesso in un campionato dove in pratica dal 29, cos'era, 28 febbraio, la sospensione dell'anno scorso, abbiamo fatto due partite e adesso è anche complicato addirittura allenarsi, quindi credo che servirà un po' di chiarezza e un po' di rispetto, non tanto per me, non tanto per la società, perché poi noi lo facciamo indipendentemente da tutto, ma per tutte quelle persone che lavorano e che hanno deciso di seguire un percorso e in questo momento non lo possono fare, e quindi si trovano anche in grosse difficoltà, persone con famiglie, persone comunque che vivono anche di questo, e quindi... Ci vuole una volta per tutte un po' di chiarezza e dobbiamo capire alla veloce. Premetto che in questo momento è anche difficile parlare di calcio, io non voglio assolutamente sminuire un problema enorme, tantissimi morti, però qualcuno ha parlato di calcio in estate, qualcuno ci ha fatto credere qualcosa a fine primavera e adesso ci devono dire come la possiamo risolvere questa cosa qua. Arrivano dei messaggi, perché? Alessia.
Sì, iniziano ad arrivare i primi messaggi, un messaggio per il presidente Saracco, un caro saluto da Paolo Tonello che dice Alberto Saracco, presidente dell'Erigona, ci riporti in Serie D, presidente, Struppa è solo bianco-azzurra. Beh, grazie. Se il campionato ricomincerà, magari... Sì, anche qua, secondo voi come andrà a finire? Inizialmente si parla di campionati di carattere nazionale, però adesso è uscito un comunicato dalla Lega Nazionale Dilettanti dove praticamente di fatto toglie la possibilità di fare gli spareggi per le seconde posizioni, quindi i tornei, la Coppa Italia e quant'altro. Come l'avete presa voi a Fezzano? Insomma, di fatto poi c'è anche la possibilità di promuovere due squadre, così facendo invece ne verrà promossa solo una, sicuramente. Allora, come l'abbiamo presa? Noi ogni giorno cambia qualcosa, non sappiamo ancora come chi ci arriverà magari il primo a andare in Serie D, perché magari domani cambiano un'altra volta e faranno andare in Serie D la seconda, non lo so, stanno cambiando i regolamenti, magari danno 5 punti a Vittoria, perché qua ogni settimana cambia qualcosa. Mi sembra di vedere un pelo di ironia nella tua esposizione. Ma penso di sì, che sia normale, perché noi cerchiamo come Ligorna di fare le cose come abbiamo sempre fatto col calcio, di programmare, anche se siamo partiti in ritardo, come diceva il Presidente, perché pensavamo di fare un'altra categoria, abbiamo varie squadre con la difficoltà comunque del mercato di fare la squadra, perché non è facile. E ora ogni settimana, con le problematiche che ci sono, hanno cercato innanzitutto di partire con la Coppa Italia, che in Serie D avevano già sospesa, e noi adesso a quanto sembra abbiamo fatto le partite che non serviranno a niente, e magari faranno hanno fatto due gironi e adesso magari faranno solo un girone d'andata invece che, quindi cosa saranno, 5 partite? 10 basta, invece che quindi non lo so, ogni giorno cambia qualcosa. Noi a ora non ci stiamo allenando perché non ci sono i presupposti per allenarci, però pare, questa domanda la faccio entrambi partendo da Saracco, pare che ci sia la possibilità anche di proseguire il campionato fino alla fine di luglio. Però se così fosse, noi siamo sempre a disposizione, ci siamo sempre stati, Claudio, perché se no probabilmente io in primis non sarei qui a parlare con te, quindi la disponibilità c'è, la situazione la capiamo tutti, però ci vuole un po' di chiarezza. L'anno scorso non è stato possibile ripartire, va bene tutto, quest'anno, ma io parlo anche tra l'altro dei piccolini, cioè noi il venerdì prima del lockdown abbiamo avuto i solleciti, abbiamo comunque dovuto iscrivere addirittura i piccoli amici, no? Campionati che dovevano iniziare in primavera. Quindi tutto non deve venire, come diceva il direttore, ci vuole un po' di chiarezza, ci vuole un po' di... capiamo il momento, non diciamo nulla, però in questo momento ci sta dando la possibilità di allenarci finché il tempo ce lo permetterà, senza nemmeno fare le docce. Gli amici di Fezzano probabilmente non potranno neanche più allenarsi, perché poi in parte sono in rossa, in parte sono in arancio, quindi adesso è tutto complicato. Poi io non credo che ci faranno giocare a luglio, ne dubito, ma speriamo che di poter sapere qualcosa. Lo so che in questo momento nessuno ci può aiutare, però insomma ci sono stati diversi mesi per poter anche creare i campionati in base magari con delle opzioni diverse, no? Invece, come diceva il direttore, abbiamo iniziato con la Coppa, forse si è perso un mese e adesso siamo fermi da quanto? Già da un mesetto, no? Sì, pare che dal 3 dicembre però si stia cercando una soluzione per poter giocare i recuperi delle partite che non si sono disputate causa Covid. Secondo voi sarà possibile una cosa del genere, Fabio? Dal 3 dicembre innanzitutto dovremmo iniziare a allenarci, perché ora io penso che forse sono... Ligorna si sta allenando, le altre squadre di eccellenza hanno quasi tutti sospeso gli allenamenti, quindi ci dovranno dare il tempo anche di iniziare una preparazione o qualcosa, o organizzarci, oppure ci faranno iniziare a giocare la domenica così, da un giorno all'altro.
Però gli allenamenti si possono fare in forma individuale. Alcune squadre si stanno allenando in questo momento. Ma quello anche noi ci stiamo allenando con tutti, ognuno magari a casa sua, perché comunque, come diceva il Presidente, noi siamo, qualcuno anche in Toscana, siamo al confine, quindi adesso da oggi Toscana è rossa e anche gli spostamenti non sono facilitati. Ci stiamo allenando, però non è la stessa cosa che l'allenamento di squadra, quindi penso che non sia nemmeno giusto poi dopo partire con rischio infortuni e dopo un gioco, anche se noi, come mi hai fatto la domanda prima, siamo disponibili anche ad arrivare fino a giugno, a luglio. L'importante è che ci sia un regolamento chiaro e che ci dicano come fare per cercare di arrivare a un obiettivo che penso sia comune da parte sia nostra che del Presidente del Gruppo. Alberto, tu cosa ne pensi? Su cosa? Sul fatto che si possa ricominciare il 3 dicembre. Sì, speriamo. Cioè, io da una parte me lo auguro, perché vuol dire che siamo, che la situazione è in deciso miglioramento. Non lo so se sotto poi le feste di Natale rischieranno di riaprire tra virgolette tutto, o preferiranno magari aspettare il post l'anno nuovo, i primi dell'anno. Noi abbiamo continuato con gli allenamenti perché il protocollo lo prevedeva, e fino ad oggi, insomma, puoi capire che tipo di allenamenti si possano fare con il distanziamento e tutto, però qualcosina stiamo facendo, perché ci è stato detto che appunto il 3 dicembre ci sarebbe la ripartenza, e se sarà così saremo tutti contenti, perché vuol dire che, ripeto, si torna a un minimo di normalità e ci sarà una situazione diversa. Certo che ad oggi è difficile prevedere o essere così ottimisti nel ripartire tra 3 settimane, la vedo un po' dura, la vedo un po' complicata, un po' dura. Si potesse ripartire con i recuperi e poi con gennaio dal campionato, sì, è già un format un po' tutto particolare, però poi è normale che se a dicembre o i primi di gennaio non fai almeno i recuperi, poi diventa davvero difficile. Noi andiamo in pubblicità, ritorneremo parlando un pochino anche di previsioni calcistiche con i due nostri ospiti, poi andremo a vedere il campionato di Serie D con altri due ospiti importanti come quelli che abbiamo adesso, con i filmati in questo caso, e c'è un gol di Sancinito da non perdere. Pubblicità. Bene, Alberto e Lorieri, e Fabio Lorieri sono collegati con noi, il presidente di Ligorna, il DS della Fezzanese, con noi Alessia. Ci arrivano dei messaggi, Alessia, chiedono ai due nostri ospiti chi è il favorito del campionato. Sì, ci chiedono quale sia il favorito del campionato di eccellenza Girone B, sì. Chi è il favorito, Alberto? Fezzanese. Fabio, chi è il favorito? Ligorna. Oh. Ligorna. Il Rapallo come lo mettiamo? Rapallo sì, sicuramente tra le prime, ma è un format talmente particolare che come sei oggi conta poco, no? Poi ci sarà, se tutto andrà bene, questo girone qua finirà, devi cercare di arrivare nelle prime 5 e poi si riazzerà tutto, quindi diciamo che comunque, insomma, con i tempi che stanno arrivando, forse il format è abbastanza corretto, nel senso che comunque riesci a terminare il campionato giocando meno partite e con un format più o meno buono. Cosa ne pensi, Fabio? Meno partite, sì. Diciamo che se dopo i playoff incontrarsi un altro girone, arrivare primo, arrivare quinto non è che hai tanti vantaggi. Quindi la contestazione è sul fatto che nella prima parte non si porta niente, nella seconda parte, mi sembra, entrambi avete detto arrivare perché giocheresti una partita in più in casa, no? Se arriveresti nelle prime due, quindi è un po' così, ma noi, come ho detto prima, prendiamo tutto e cerchiamo di arrivare anche a giugno, a luglio, l'importante è che sia in sicurezza. Noi adesso siamo, come dicevo prima, siamo occupati una settimana e ci fermeremo anche la prossima,
fare allenamenti al campo, li faremo ognuno a casa sua, seguiti dal mister, dal preparatore, però in questo momento qua è difficile, come diceva la Presidente, parlare di calcio, cioè c'è tanta difficoltà e i sacrifici dei Presidenti e la passione dei Presidenti è la cosa più importante, ma non è facile. E arrivano anche degli altri messaggi, Ale? Sì, ci dicono che danno come favorita la Fezzanese in quanto attualmente risulterebbe essere quella che ha la difesa migliore, anche, ci parlano anche del Rapallo scrivendo che attualmente con 12 gol si mette in testa la classifica, del miglior attacco, quindi oltre a Ligorna e Fezzanese che avete citato ci parlano anche appunto del Rapallo. Quindi a questo punto la difesa migliore della Fezzanese, l'attacco migliore del Rapallo e Ligorna? Qual è il punto di forza del Ligorna, Lorieri? Ma sono tre partite, il campionato bisognerebbe poi valutarlo almeno fino al giorno d'andata. La forza del Ligorna sicuramente il mister, sicuramente l'attacco e sicuramente la società che arriva organizzata da un campionato di Serie D. Quindi tra noi e loro affrontare il campionato di Serie D ti dà comunque, è stato molto difficile, magari delle certezze a livello di società che magari altre squadre hanno più difficoltà. E qual è il punto di forza secondo te invece, Alberto, della Fezzanese? Beh, loro sono una squadra, innanzitutto erano andati bene anche l'anno scorso, perché come diceva il direttore, insomma, la classifica avulsa ha, mi sembra, 9 giornate dalla fine, giusto? Esatto. Quindi sì, io credo che si sarebbe salvata. Mi sembra che quel girone lì, quel campionato lì, e 2 giornate prima anche lo stesso Ligorna aveva avuto il Prato in casa, la Lucchese fuori, facendo 0 punti. 2 giornate prima era forse quart'ultima, quint'ultima, ora non so la Fezzanese, ma quello che è successo l'anno scorso in D è stato incredibile. Loro, avendo cambiato poco, secondo me hanno questo grosso vantaggio. Erano un'ottima squadra in D e sono una, non dico corazzata, però è davvero un'ottima, una bella squadra, perché mi sembra che abbiano cambiato, a parte 2 o 3 giocatori, poi sono rimasti tutti, quindi quello aiuta soprattutto all'inizio, poi ora ci siamo dovuti fermare, quindi sarà un po' un'incognita per tutti. Hai parlato di fermarsi, ci arriva un messaggio con scritto: il campionato a singhiozzo chi è che sfavorisce? C'è qualche squadra che potrebbe essere sfavorita da questo stop and go? Non so chi favorisce, sinceramente, io direi così, più che chi sfavorisce non so chi possa essere favorito da una cosa del genere, perché ora stiamo facendo atletica leggera come allenamenti, no? Fabio annuisce. Poi non lo so se faremo la gara dei 100 metri, dei 200 metri, non so, a ostacoli più che altro. Arrivano dei messaggi, Ale? Sì, ci dicono che suggerimenti vi sentite di dare voi, comunque essendo all'interno di questo movimento, proprio il campionato, esatto. Siete all'interno di questo movimento, che suggerimenti vi sentite di dare, Fabio? Alla federazione o al movimento calcistico? Io, essendo direttore sportivo, non è che posso dare suggerimenti, io un po' di altro. È chiaro che magari il presidente me le vede un po' più chiare. Io posso solo dire che da ex giocatore è difficile non sapere che affrontare prima, dopo. Non è facile arrivare a avere un obiettivo, sì, a prendere delle decisioni. Le decisioni non è facile a prescindere. Alberto, che suggerimenti ti senti di dare al movimento? No, ma i suggerimenti, poi io devo dire la verità, che il presidente nostro in Liguria ha fatto tutto quello che poteva fare. Io prima, diciamo, sono un po' sfogato, ma assolutamente io intendevo a livello generale, a livello nazionale più che altro. I suggerimenti prima di tutto devono arrivare, non devono arrivare dei suggerimenti, devono dirci come poter fare, perché la passione è sempre tanta, la voglia è sempre tanta, però ormai è quasi un anno che siamo fermi e
Sapete tutti, a livello di ASD entrate non ce ne sono più, non ce ne sono state la scorsa primavera, non ce ne sono praticamente state quest'anno, pochine, ora di nuovo è tutto fermo, quindi visto che penso di essere di fare le cose nel miglior modo possibile, di non lasciare nessuno indietro, in questo momento ancora cercheremo di farlo, però qualche aiuto deve iniziare ad arrivare, indipendente ora poi dalla formula, dai campionati, dalle partite, ma io credo che ci deve essere veramente un aiuto che non può essere quello dell'anno scorso, perché oltre anche dal punto di vista economico, anche proprio per come poter ripartire e per come potersi, ripeto, comportare, Claudio, ci sono magazzinieri, ci sono persone che gli addetti alle segreterie, persone comunque che campano di questo, e non ci può essere una differenza tra i dilettanti e gli altri. Poi i protocolli sono stati, io credo, da parte di tutti rispettati, abbiamo fatto il possibile, e adesso si vedono di nuovo i giardini con i bimbi, no? Tutti belli ammassati, però poi chi ha provato a fare qualcosa sui campi è stato penalizzato. Quindi io ti faccio un discorso generale, qualche decisione per il mondo dilettanti va presa, perché sennò a livello nazionale così, parliamo a livello nazionale. Per forza a livello nazionale. Sennò diventa davvero difficile. Io non so se dalla regia sono pronti a far vedere un gol eccezionale. Chiedo alla regia. Andiamo a vedere il gol che ha fatto Sancinito quest'oggi. E poi allora, ieri chiedo un parere. Abbassando l'audio. Da sotto la metà campo, visto il portiere fuori, l'ha cercato da un gol veramente incredibile. Superato Lassi. Calciatore, tu come. È un gesto tecnico eccezionale. Che l'ho vista in diretta, sono stata a vedere, è stata una bella partita. L'Imperi ha giocato veramente bene. Faccio complimenti perché. Ha messo veramente quella grinta, quella voglia di vincere. Ma gol così, gol così tu ne hai fatti mai? Alla centrocampo forse no, ho preso una traversa una volta, ma non alla centrocampo. Arrivano solo a pensarlo è una bella cosa. È stato soltanto a pensarlo ci è voluto un genio, secondo me, perché... un gol così, soltanto a pensarlo. Arrivano dei messaggi, Alessia? Sì, ci chiedono nuovamente cosa pensate del format che è stato adottato in Veneto, quindi andare a giocare solamente il girone di andata per poi giocare verso giugno-luglio i play-off e i play-out. Non sì, so... però in Veneto non c'era il format nostro, se no, non sbaglio. C'era il campionato a 16 squadre. Erano 16 quante partite. Ci fanno fare solo il girone d'andata, mancano 5 partite e abbiamo finito. Siamo un po' complicati. Quindi da bocciare solamente il girone d'andata. Però la possibilità di andare fino a luglio, Fabio, nel caso ci fosse... E per noi non c'è problema, abbiamo piena disponibilità. Adesso io penso che 23 ci riuniranno... società via web con il presidente per vedere di trovare delle soluzioni e sentirci anche noi, magari se l'avessimo fatto prima anche all'inizio del campionato forse era meglio, perché questo format così a due gironi ti piace poco, piace. Però vi fa risparmiare dei soldi nelle trasferte, nel senso che avete meno, ma poi tanto le rifai, ci hanno fatto fare la Coppa Italia che poi era più o meno uguale, poi andavi dall'altra parte, c'erano più partite, quindi io non vedevo questo problema a dividere le cose, tanto ormai la Liguria è arancione, tutta la Liguria, i premi economici ci sono dappertutto, non è la trasferta in più, la trasferta meno, che poi se uno va avanti o va in play out la rifà dopo.
Bene, noi siamo giunti al termine di questo incontro. Tra poco ci collegheremo con il presidente Tarabotto e il direttore generale Roberto Canepa. Salutiamo Alberto Saracco, presidente del Ligorna, e grazie, il direttore buonasera. Sportivo della Fezzanese Fabio Lorieri. Prima di lasciarli c'è un altro messaggio per Fabio Lorieri, ci dicono Beck e Lorieri numeri uno, vi voglio la domenica sportiva, firmato Roby Gambetta. Roby Gambetta che peraltro, diciamolo, abita ad Albissola, quindi esatto, mio amico quando ho giocato lì a Caido e nel Sassello ci vedevamo spesso, poi è stato anche mister in seconda a Sassello. Se non ricordo male, credo che sia anche assessore allo sport ed Albissola, se non ricordo esatto, male. Esatto. Quindi chiederà lui anche. La chiederà lui. Ecco, bisogna spingere Roberto Gambetta a parlare con i politici nazionali. Ringraziamo Alberto Saracco, grazie Alberto. Grazie, buonasera. Ciao a grazie, tutti, grazie a voi. E grazie a Fabio Lorieri. Tra poco non perdete l'appuntamento con i gol delle due partite che abbiamo ripreso di Serie D, con l'appuntamento con Roberto Canepa e il presidentissimo Tarabotto del Vado. Pubblicità. Bene, eccoci rientrati, abbiamo un collegamento adesso invece col presidente del Vado, Luca Franco Tarabotto, e il direttore generale Roberto Canepa. Buonasera a tutti e due. Ciao. Ciao Roby. Buonasera a tutti, buonasera presidente, ciao Claudio. Buonasera a tutti. Bene, Roby, diciamo che anche te sei zona Vado, zona Savona, visto che fino a un paio d'anni fa eri lì, adesso sei a Dertona, a Tortona, col Dertona. E state facendo un bel campionato, Roberto. Sì, è stata un passo sofferto perché ce lo siamo detti tante volte, lasciare Savona col presidente Cavaliere è stata, diciamo, una sconfitta morale immeritata, e si è proposta questa situazione e ci sono state le condizioni per poter sposare un progetto importante con persone che stavano già da sole facendo molto bene, sia a livello di proprietà che di staff tecnico, direttore sportivo e mister, e quindi abbiamo sposato questa società e siamo felici di averlo fatto e ci stiamo trovando bene. Niente, siamo una neopromossa, non dimentichiamolo, e quindi l'obiettivo, lo ripeto sempre, ce lo ripetiamo, è quello di consolidarci nella categoria e consolidare la società e di poter, ripeto, andare a colmare magari quelle lacune che cammin facendo troveremo. Ne ho promossa come il Vado, peraltro. Che Vado hai visto, Roberto? Beh, io l'ho detto anche nelle interviste fatte questa settimana, io mi aspettavo un ottimo Vado, ho visto un buon Vado e ripeto, secondo me è stata costruita una buona squadra. E ieri lo ha dimostrato e ho fatto un plauso per una cosa extra calcio che ci siamo detti anche col presidente a inizio partita, tanto il fatto di essere lì a giocare era già una vittoria. E poi ho fatto un plauso al Vado anche dopo la partita, perché so che hanno avuto tanti problemi ad allenarsi, hanno dovuto fermare anche gli allenamenti, lo hanno fatto in maniera corretta per tutelare i ragazzi, e quindi questo chapeau. Tutto positivo, dello spirito giusto che deve avere questo calcio. Franco, durante il riscaldamento mi hai detto, cavolo, sti qua vanno a 200 all'ora, oggi la vedo male, mi hai detto, no? Poi invece avete fatto una bella partita, forse i punti il Vado ha meritato di più del Dertona, specialmente nel primo tempo. Allora, io l'ho detto, ma anche te ci hai messo del tuo. Perché mi hai detto, te lo dico al genovese, da lì come vanno? E io gli ho detto, vanno e sono anche belli tosti. Devi sentirci dal telefono, Franco, perché se ci vedi dalla televisione arriva in ritardo il tuo audio. Ma cerco di... faccio quello che posso. Sto attento a non toccarlo perché se lo perdo sono bello che è andato. Ad ogni modo...
ti voglio dire una cosa, forse il più bel complimento l'ha ricevuto mia moglie, perché era vicino ai tifosi del Daytona, no? Tifosi del Daytona, e mia moglie ha detto: che bella partita, perché veramente è stata una bella partita. E allora hanno detto: ma forse non abbiamo giocato tanto bene, eccetera eccetera. Voglio un complimento, perché forse siamo stati noi cani per far sì di riuscire a fermare una squadra che, non lo dico perché ci scambiamo il pignolo di bocca, è veramente una squadra forte. Franco, scusa, il pignolo di bocca è un proverbio che da dove arriva? Perché non, è tanto che non lo sentivo. In genovese dico: ti levo il pignolo di bocca, nel senso che ti dai bacio bocca, che vai d'accordo, no? E quindi ha fatto i complimenti a me, ma li faccio i complimenti anche a loro, perché hanno veramente una bella squadra. Poi, se vuoi, ti dico: io sono contentissimo di come abbiamo giocato. Onestamente, se dobbiamo andare a vedere la partita, se facevamo un goletto, forse non rubavamo niente. Ecco, mettiamola così. Se potevamo andare a vedere la partita, e noi sai cosa facciamo? Andiamo a vedere il servizio di Matteo Calavuti. Ok. Andiamo a vederlo e poi ne riparliamo. Sì, signore. Vado, Daytona, servizio di Matteo Calavuti. Allo stadio Ferruccio Chittolina torna in campo il Vado di coach Tarabotto a più di un mese dall'ultima partita disputata in Serie D. Avversario di giornata il Daytona di mister Pellegrini, quinto in classifica, riduce da 3 vittorie ed un pareggio nelle ultime 4 partite. La sfida comincia con le proteste del Vado per questo presunto tocco di mano nell'area bianconera sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nessun provvedimento da parte del signor Vacca, rivediamo le immagini. Il Daytona pressa in maniera veemente, ma il Vado mette in luce un ottimo giro palla, i cui tempi vengono dettati da un ottimo San Pietro. Al 22 la prima occasione rossoblu, Corsini se ne va agilmente sulla sinistra e serve l'ala, il quale calcia a secco e impegna Teti, il quale si allunga ed è via in corner. Un corner sul quale lo stesso estremo difensore classe 79 compie un autentico miracolo sul colpo di testa di Taddei. Rivediamo la prodezza del portiere bianconero. Il Vado insiste, al 27esimo Vavassori si inserisce sul primo palo da calcio d'angolo, ma la sua conclusione di collo mancino finisce a lato alla destra di Teti. Ancora rossoblu, 2 giri di lancetta più tardi, sempre sugli sviluppi di un corner. Gulli si trova sui piedi il pallone del vantaggio, ma la sua conclusione dal cuore dell'area viene sventata da un prodigioso riflesso di Concas, ex Varese e Carpi in Serie B, e così il risultato rimane sul pari. La prima occasione dei bianconeri arriva al 37esimo, quando Lipani, classe 2001 e metronomo della squadra, dona questo cioccolatino a Spoto, il quale avanza e tenta di battere Luppi con un colpo da calcio a 5 che però non va a segno. Al 39esimo secondo dono della pasticceria Lipani, questa volta dalla sua tre quarti, ma sempre per Spoto, il quale si defila sulla destra e lascia partire un tiro di collo pieno che viene però bloccato da Luppi. Si fa così al riposo sullo 0-0. A rientro in campo il Daytona entra più concentrato, ma le prime due occasioni sono sempre di marca rossoblu. Prima al 52esimo San Pietro conclude alto su calcio di punizione dal limite dell'area, poi al 58esimo grandi proteste per questo contatto in area e danni di Corsini, il quale va giù davanti al signor Vacca, che però comanda la prosecuzione del gioco. Rivediamo il replay. Pochi istanti più tardi D'Antoni prova a insaccare di testa tu per tu, ma Teti dice di no con un intervento dei suoi, salvando così il risultato. A 17 dalla fine va Vassori in proiezione offensiva a raccogliere di testa un cross dalla destra, ma il portiere bianconero blocca senza problemi. A 75esimo si fa vivo il Daytona, sempre con Spoto, il quale conquista un pallone nella metà campo offensiva e calcia con l'interno mancino, ma la palla finisce a lato alla destra di Luppi. Dopo 4 minuti l'ultima occasione della sfida, sui piedi di Corsini con l'attaccante rossoblu che riceve, si accentra e calcia secco verso Teti, il quale però non si fa impensierire. Questa è l'ultima occasione della sfida, finisce a reti inviolate tra Vado e Daytona. Allora, tanto andiamo a vedere la classifica, grazie alla regia, grazie alle due partite che sono giocate, il Vado contro il Daytona
e l'Imperia che vince contro la Città di Varese. La classifica vede in testa sempre il Bra, il Pondonaz con 13, il Gozzana 12, il Sanremese 12 con una partita da recuperare e due punti di penalizzazione, il Dertona 11, Lavagnese 10, Imperia 9, Chieri 8, Borgosesi a 8. Castellanzese 7, Saluzzo 7, seguono Caronnese, Arconatese, Folgore Caratese, Lignano e Sesto Levante a Pagliate a 6, Vado segue a 5, Fossano a 3, Casale 1 e il Varese chiude a 0 punti con ancora però ricordiamo 5 partite da recuperare perché ne ha recuperata una sola. Allora, rivedendo le immagini Franco e Luca, tanto poi ci sono delle immagini da andare ad analizzare con la Moviola, sei contento di aver visto la tua squadra così pimpante, Franco? Ma io guarda, contentissimo, ti dico una cosa, il portiere è in porta per preparare e allora è stato bravissimo. Noi abbiamo giocato, secondo me, veramente bene pensando che è un mese che non ci allenavamo. Vedendo le occasioni che ci sono state, direi che ai punti siamo stati un pochettino più bravi. Però ti dico una cosa, secondo me contro il Dertona devi giocare al massimo. Perché io ti posso dire, quando è finita la partita, potevo essere dispiaciuto per non aver vinto, ma avevo sempre la paura di poter prendere gol. E poi ti dico un'altra cosa, sono tutti bravi perché ci sono dei giocatori di alta qualità. I miei me li tengo, non li cambierei mai perché sono contentissimo dei miei. Ma mi ha colpito molto il 4. Che deve essere un 2001 se non sbaglio. Esatto. Roberto. Esatto. Roberto è un giocatore scuolentella se non ricordo male. Il calcio c'ha nel sangue, un 2001 c'ha nel sangue. Quel ragazzo lì è un valore aggiunto non da poco. Poi la squadra è forte sinceramente. Noi abbiamo dovuto giocare forse a una delle più belle partite che ho dovuto fare da Vado. E sono contento per questo, perché se siamo così, dopo un mese avevamo un po' di timore, ma ho dei giocatori che prendiamo, se anche giochiamo davanti con 2-2002, teniamo presente sì, quello. Infatti volevo porre la domanda a Roberto Bogiani, che è il giocatore del Vado, è un 2002 e vi ha messo in difficoltà parecchio sulla fascia. No, come ho detto io, ci siamo detti col mister, col direttore sportivo in settimana, i due ragazzi del Vado davanti hanno la moto, hanno personalità, hanno una gamba importante e hanno fatto anche ieri molto bene. Come avete detto, probabilmente ai punti il Vado ha meritato di più di noi, anche perché ha preparato la partita in maniera accorta, forse ha cambiato un po' rispetto alle precedenti partite prima della sosta, ha giocato più coperto, ma nelle ripartenze è stato, grazie a questi due ragazzi in particolare, veramente micidiale. Sono contento dell'elogio per Lipani è un classe 2001, scuolentella, e siamo contenti che abbia accettato far parte del nostro progetto. E ci siamo accorti subito con Mister Pellegrini, che oltretutto anche ai tempi quando giocava a Savona giocava in quel ruolo, di esserci imbattuti in un ragazzo importante. E per doti tecniche, ma anche per doti caratteriali e mentali. Anche ieri il Vado, tra virgolette, aveva preparato la partita anche cercando di chiudergli i varchi, cercando di non dargli, diciamo, ragionamento, ma lui è stato bravo in tante occasioni a trovare delle soluzioni importanti, ma lo sta facendo tutte le domeniche, quindi bravo Jacopo. Ti volevo chiedere, Teti, 41 anni, ma... Diamine. Teti è un po', diciamo, lui se l'è conquistata sul campo, amo dire io, questa annata di Serie D, ne ha fatte tantissime nella sua carriera, lui in carriera ha fatto anche il terzo portiere dell'Inter, e ti dico, era il terzo portiere dell'Inter quando giocavano, Pagliuca era il primo, Mazzantini il secondo e li allenava Giaguaro Castellini, poi un'infinità di C e di D. L'anno scorso, dico, se l'è conquistata sul campo, io ero uno spettatore, poi diventato tifoso del Dertona, addirittura il Dertona, sapete, è stato promosso perché è risultato primo per differenza scontri diretti all'interruzione del lockdown contro Saluzzo, che poi è stato ripescato anch'esso. Ma Teti in una partita, tra l'altro di quelle storte, nate storte contro una squadra
anche non di alta classifica, stavano perdendo, è andato avanti gli ultimi minuti e ha segnato. Quindi io dico che lui il posto quest'anno se l'è conquistato e sta facendo vedere per quello che è il professionista che è. È fuori dal campo un padre di famiglia, ha progetti ambiziosi a livello anche di imprenditoriale per quanto riguarda prodotti sportivi specifici per i portieri, ma si allena con una costanza grazie al preparatore Pretato e ai suoi compagni di reparto, perché noi abbiamo altri due portieri che sono Rosti, Antonio, che tra l'altro pochi anni fa è stato fatto parte anche della Rosa Salernitana in Serie B, e Parodi, che è un ex prodotto del Vivaio del Savona, che sono all'altezza anche loro, ma s'allena con l'intraprendenza e con la voglia di un quindicenne. Tanta roba. Robby, ti devo interrompere, andiamo in pubblicità, poi commenteremo i due episodi dubbi che secondo me hanno, insomma, andiamo a vedere dopo, pubblicità. Allora, arrivano subito dei messaggi, Alessia. Sì, ci scrivono, dopo aver visto la partita del Vado, due rigori clamorosi, come si fa a non fischiarli, Beppe da Savona. Andiamo ora con i nostri ospiti, andiamo tanto a rivedere i due episodi, con la grazia della regia di Sergio Bisio, eccolo qua. Questo è il colpo di mano sul quale hanno protestato molto i giocatori del Vado. E questo è invece l'intervento di Corsini, su Corsini, che viene affrontato in aria e poi cosa ne pensate? Parto da Roberto Canepa. Allora, tanto ti faccio una premessa, io non vedo la tele perché non sono in questo momento a Varazze, sono appunto adesso, sono venuto a abitare l'anno scorso, abito al Golfo di Del Gavi, quindi lo vedevo tramite l'applicazione, ma li ho già visti in altre situazioni le immagini. Posso solo dire questo, che alla tribuna quello su Corsini secondo me poteva essere fischiato, dei due dal vivo, ieri dalla tribuna penso che quello su Corsini poteva essere fischiato. Tra l'altro oggi ne parleremo, parlando di Serie D, avete fatto vedere il gol di Sancinito, c'è stato un episodio simile, anche lì non è stato assegnato il calcio di rigore, ma era un episodio molto simile. Lì ci poteva starti, non è più che quello di mano. Però, ripeto... Franco, cosa ne pensi? Guarda, c'è un clima talmente idilliaco che io ho la televisione ma non ho visto bene. Va bene così? Devo dire che sei proprio simpatico, Franco. Avete visto oggi la partita Imperia-Varese? Che squadra avete visto, Franco? Che squadra hai visto? Guarda, io combinazione non ho il digitale e quindi non l'hai visto. Non ho visto la allora partita. Passo la domanda, visto quello che hai fatto vedere te, il gran gol di Sancinito. Allora andiamo a vedere il servizio e poi chiedo l'opinione anche a Roberto Campi. Al servizio di Imperia, città di Varese, le immagini sono del nostro solito Fabio Molinari, il commento e il montaggio di Simone Maggi. Recupero della terza giornata nel girone A della Serie D. Al Nino Ciccione l'Imperia di Lupo riceve una delle big del campionato, il Varese, però deve recuperare praticamente tutte le gare, di fatto quella odierna è la terza partita sulle sette ipotetiche che avrebbero dovuto giocare tutti. Le prime due lombardi li hanno perse per 1-0 contro Pondonnaz e Sesto Levante, due vittorie e quattro sconfitte. Invece il bilancio dei nerazzurri che partono in sofferenza, perché dopo pochi minuti di gioco Filippo Dani deve compiere un autentico miracolo sulla conclusione da distanza zero di Capelli. Primo tempo molto tattico, gara che si sblocca all'esatta metà quando Sancinito decide di fare una cosa tanto folle quanto straordinaria. Punizione da centrocampo, il numero 4 vede l'assi fuori dei pali e lo punisce in questo modo con un autentico eurogol da 50 metri, un gesto che farà il giro dello stivale e che nell'economia della partita dà spinta e convinzione ai padroni di casa, perché prima Capra prova il colpo di tacco ma la soluzione è debole, poi lo stesso Sancinito che ha segnato un gol impossibile ne sbaglia uno, facile facile. Nella ripresa ci si aspetta la reazione del Varese e in effetti gli ospiti partono fortissimi
velocissimo alla ricerca dei pari, è mastodontica l'occasione divorata da Mappelli su invito di Dybala. Dopo pochi minuti il numero 23 centra all'esterno della rete a tu per tu con Dani, poi il primo di tanti episodi da rivedere. Gandolfo stende in questo modo Capelli con la Ninno di Nola, reputa il contatto fuori area, le immagini forse dicono qualcos'altro. Proteste varesine, formazione di Kortinovic che continua a spingere, al quindicesimo De Bode e Dani sbrogliano una situazione pericolosa creata da Fall, il Varese rimane in 10 per il doppio giallo a Sejumbaek, il minuto decisivo diventa così l'84esimo. Calcio d'angolo ospite con un contatto più che sospetto in area imperiese, il direttore di gara lascia proseguire Gnecchi, si invola in contropiede 3 contro 2, il suo suggerimento non è perfetto per Giglio, il capitano dell'Imperia riesce comunque ad anticipare Opolo che pecca di ruenze, questa volta sì che il direttore di gara indica il dischetto, naturalmente tra le veementi proteste ospiti. Dopo qualche minuto si può andare alla realizzazione col brivido Luca Donaggio perché l'assi intuisce tocca, ma il pallone termina lo stesso in rete, terza vittoria per Imperia di Lupo, tutte e tre al ciccione e anche tutte e tre consecutive, la classifica dei nerazzurri respira in attesa di continuare questo pazzo campionato. Allora, arriva un messaggio da parte del mister del Vado, e cosa dice Alessia? Luca Tarabotto? Sì, se non li hanno dati a noi i due rigori, non possono anche se non li hanno dati a loro, possono anche non darli a noi, comunque complimenti all'Imperia. Praticamente Franco e Roberto dicono, se non hanno dato quei rigori al Varese, è giusto che non abbiano dato neanche quei rigori a noi. Esatto. Beh, è fantastico, ha preso tutto da me mio figlio. E Roberto, cosa ne pensi? Come ti ho anticipato prima, oggi ho visto la partita in diretta e i due rigori reclamati dal Varese, penso che il primo poteva esserci, anche se il fallo lì è iniziato fuori area, poi si è protratto in area. Sul secondo reclamato, sul quale contropiede hanno poi invece trovato, anche secondo me giustissimo, il rigore per l'Imperia, quindi il raddoppio, ho più dubbi. Ti posso dire, una gran bella partita, giocata a un bel ritmo. L'Imperia dopo la sconfitta con noi secondo me è cresciuta tanto, ha fatto anche altri inserimenti oggi, sai che io sono amante, come abbiamo fatto prima nell'esame della nostra partita, dei giovani. Oggi Gandolfo ha fatto 2002, ha fatto una gran bella partita, mi è piaciuto tanto e ti dico, è stata proprio una bella partita. Sancinito secondo me non l'hanno notato, ma ci aveva già provato in una punizione qualche minuto prima a tastare il portiere del Varese, poi lì ha avuto un'intuizione e mi ha ricordato una partita di tanti anni fa di Coppa Italia in cui Mancini sul calcio d'inizio provò a beffare il portiere non riuscendo e ha fatto veramente un gol che, come diceva Simone Maggi, ha cambiato gli equilibri e le inerzie della partita. C'è da tener conto che qua ritorno, l'ho fatto prima, lo faccio per il Vado, ma lo faccio anche per il Varese, c'è da tener conto che il Varese in questo periodo, anche per gli allenamenti, ha avuto molte difficoltà. Si trova in fondo alla classifica con 3 partite giocate, 3 sconfitte, 1-0. E è una squadra che potrà fare comunque bene, potrà ritirarsi, ripeto, una gran bella partita, giocata anche a un bel ritmo. Il Varese ha mostrato carattere anche quando è rimasto in 10, per l'espulsione del 2001, scuola Udinese e SEC, e ha messo comunque sotto pressione l'Imperia, che è stata brava a resistere, a ripartire, e sono contentissimo per il gol di Donaggio e per la sua dedica che ha fatto a fine partita. Sì, ha fatto la dedica al papà. Ricordiamo che il papà è uno delle 43 vittime che è venuto con la caduta del ponte Morandi, e la prima dedica che ha fatto è stato a mio papà. Durante la diretta non lo sapevano chi ha intervistato il ragazzo, ma la dedica era proprio al papà. Noi siamo giunti in conclusione. Chi ascoltava lo sapeva, dico. Sì, noi lo sapevamo. Ringrazio Franco Tarabotto e Roberto Canepa per la partecipazione, poi vi richiameremo nelle altre nostre prossime puntate. Tanto ormai, specialmente a Franco, gli abbiamo spiegato come fare, Franco? Io sto attentissimo, tengo il telefonino, ho paura di toccare tutto, ma ormai ho capito tutto. Perfetto. Comunque, noi, anche qui, se prima... Aspetta che arriva un messaggio, prima di congedarvi. Prima salutavano Saracco dicendo di portarli in Serie D, ora invece ci dicono speriamo che fra 3 anni riesca a portarci in C, come ha dichiarato nelle prestazioni, si firma Fabrizio.
Chi è rivolto... che... Tifoso? Rivolto al presidente del Vado. Ah, 3 anni in Serie C, hai fatto una promessa del genere, Franco? Io? Eh. Allora, ti devo dire che ho detto esattamente questo. Quest'anno qua gradirei salvarmi. Il prossimo anno cercare di fare una squadra di centro classifica e il terzo anno tentare, se è possibile, la scalata. Se non ci riesco, dato che il mio tempo volge al termine, perché fa 3 anni un'età veneranda, se non ci riesco mi accontento di stare in Serie D oppure in Eccellenza. Tutto facciamo lì. Dei gesti scaramantici, Franco. Io ti ringrazio per la tua simpatia, Franco e Roberto, ci rivedremo prossimamente. Noi andiamo in pubblicità e tra poco andremo in promozione con Massimo Sciuto, direttore generale della Voltrese, e Jesse Adamoli, che è un dirigente dell'Italia Club. Pubblicità. Bene, eccoci rientrati in studio, andiamo subito a vedere i nostri ospiti di promozione, Massimo Sciutto, direttore generale della Voltrese, e Gelasio Adamoli, dirigente dell'Italia Club. Buonasera a tutti e due, ciao Massimo. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Gelasio. Ciao Jesse. Come mai sono diventato Gelasio adesso? Ma perché, ti spiego, quando stai in diretta, no? Dici, ma devo dire Jesse, Gelasio, allora, ebbene... Non mi conosce nessuno come Gelasio, comunque va bene, e non che in Italia le cariche non si negano a nessuno, in teoria sarei anch'io direttore generale, ma mi va benissimo dirigente del Little Club, perché comunque io pensavo vicepresidente, quindi per non sbagliare ho detto dirigente. Però mi piace cominciare questo blocco con una bella polemica. No, così allora mi sembri Dossena che ogni volta che lo punzecchia allora dice storpia i nomi, vabbè, dai, partiamo. Allora, arrivano subito dei messaggi, Alessia, no? Il campionato di promozione adesso è stato bloccato e arriva una proposta. Sì, no, ci arrivano dei messaggi, perché anche questa volta qua, essendo che prima l'abbiamo chiesto anche nel girone del gruppo di Eccellenza, ci chiedono se appunto cosa ne pensate del metodo adottato in Veneto, ovvero giocare solamente il girone di andata, poi disputando i playoff e i playout a giugno-luglio. Cosa ne pensate? Cominciare quando si può cominciare, finire col girone d'andata come fanno in Veneto, mi sembra che comincino a fine febbraio, esatto. Che abbiano fatto questa proposta, poi bisogna vedere se si può fare, e vi sembra una buona proposta, Massimo? Sì, naturalmente tutto dipenderà da quando si comincia, quindi dai tempi che avremo a disposizione. L'idea di fare solo il girone d'andata potrebbe essere una possibilità, più i playoff. Non mi è nemmeno dispiaciuta, ad essere sincero, l'idea che ho letto qualche giorno fa proveniente dal presidente Cirri del Valle Scrivia, che ha proposto appunto dei mini gironi a 4 con qualificazione delle prime due, quindi insomma una sorta di mini campionato con playoff integrati, e quello potrebbe anche essere un modo per arrivare alla conclusione, insomma, di quest'anno molto particolare. Comunque, ripeto, dipende molto dal tempo che ti avrà a disposizione. Guarda, io ti posso dire che una proposta simile l'ho fatta per la seconda categoria, mi è stato risposto che non siamo tornei da bar, ma siamo la federazione. Quindi io la proposta l'ho fatta per la seconda categoria, ma la risposta che mi è stata data è questa. Quindi io non la vedo male, perché comunque è un modo per giocare tante partite, sì. e creare comunque una suspense, no, diciamo? Sì, poi si ridurrebbero anche un pochino i costi, perché chiaramente si farebbero dei gironi, insomma, che considerano un po' anche la vicinanza geografica delle società, quindi non mi sembrava neanche a me una proposta malvagia. Poi, per quanto riguarda federazione o tornei da bar, io credo che questo campionato sia un po', da definire in maniera un po' particolare, quindi insomma non scenderei in questo tipo di distinzione, in questo tipo di polemica. Bisogna trovare il sistema per giocare innanzitutto, che è la cosa più importante, e poi per trovare appunto una conclusione dei campionati, che
consenta comunque di evidenziare i valori che ci sono, perché è anche giusto che chi ha fatto, che merita di vincere, comunque giochi per vincere, ecco questo. Cosa ne pensi, Jessica, invece, della proposta del presidente della Valle Scrivia e la proposta invece del Veneto? Ma tutte le proposte a quest'ora sono interessanti, sono tutte giuste, sono tutte valide. La proposta più importante deve essere quella di salvare le società, perché le società sono in grande difficoltà. Sono in grande difficoltà e quindi va bene tutto. Io a quello del Veneto gli dico, guarda, io veramente mi sono iscritto a una maratona. Se mi iscrivevo a una mezza maratona me lo dovevi dire prima, che invece che a 42 chilometri il traguardo è a 21, perché certe società fanno degli investimenti, fanno dei ragionamenti, magari chi prova a partire in un certo modo e poi a dicembre dice vabbè, semmai se sono in difficoltà mi attrezzo, quindi è tutto va bene, tutto, il vero problema è salvare le società. Io parlavo l'altro giorno con Fulvio Navone, che è della Voltrese, come Massimo, e ci siamo trovati d'accordo che una retrocessione di questi tempi, con le difficoltà che le società di eccellenza e di promozione stanno sostenendo in questi due anni, con le spese che comunque sono rimaste quasi tale quali, perché sì, la federazione è venuta leggermente incontro con la tassa di iscrizione, ma sembra quando tu fai un volo low cost 50 centesimi per andare a Palermo e poi fai il biglietto e costa 120 perché ci sono tutte le tasse aeroportuali possibili, qui ci sono i tesseramenti, i cartellini, l'assicurazione, e quindi poi l'iscrizione in soldoni alle società è costata poco meno degli anni passati. E se il calcio italiano non capisce che la piramide, se crolla la base, la piramide crolla, l'Inter, la Juventus, sono mantenute tutto il movimento e la base è il calcio dilettantistico, ma i dirigenti non ce la fanno più e in periodo di Covid tu non puoi pensare che alle società gli rovesci addosso tutti i problemi, arrangiatevi. Ma a me va benissimo giocare a giugno, sino al 30 giugno, come in effetti noi paghiamo anche le assicurazioni ai giocatori maggio e giugno non si è mai giocato ed è il periodo più bello per giocare, perché sono belle serate, puoi giocare anche in notturna, puoi andare volentieri fuori, la gente viene volentieri a vederti, e se vengono la gente sui campi magari qualche sponsor è più allettato a darti una mano. Invece magari iniziamo ad agosto, quando le famiglie, i genitori, i mariti, le mogli sono tutti in ferie, e li fa iniziare a allenarsi ad agosto per finire i campionati ad aprile. Quindi va benissimo giocare sino a maggio e giugno, però troviamo una soluzione che non penalizzi società vessate in questi ultimi due anni in maniera pazzesca. Massimo, la proposta di Adani di qualche settimana fa, che diceva di tassare, di autotassarsi ai calciatori per poter dare un po' di ossigeno alle società, la vedi una situazione percorribile o è utopia allo stato puro? No, a mio parere potrebbe essere percorribile, perché chiaramente sposo totalmente quello che ha detto prima Jesse, cioè la piramide del calcio vive in particolar modo grazie ai dilettanti. Giustamente Adani infatti ha fatto riferimento anche a questo, tutti partono dai dilettanti e molti anche tra l'altro ci ritornano. Quindi è fondamentale tenere in piedi questo mondo, che vuol dire anche supporto alle famiglie, gestione della socialità nei quartieri, e quindi credo che i professionisti siano i primi che debbano intervenire, sia a livello individuale di giocatori, ma anche come federazione, come Lega di Serie A, Lega di Serie B. Un loro sforzo in questo momento è indispensabile. Sforzo, insomma, uso un termine eufemistico, perché insomma penso che specialmente a livello di Serie A destinare piccole cifre al mondo dei dilettanti non possa certo essere considerato uno sforzo, visto i numeri che girano. Quindi sono particolarmente contento che l'abbia detto Adani, che è uno che vive in quel mondo, quindi credo che sia ancora più da mettere in risalto e faccia ancora più notizia, come in effetti l'ha fatto, direi. Invece sulla proposta che ha fatto Jesse, cioè di continuare, che poi credo che sia anche un'idea del presidente Ivaldi, di continuare fino a giugno nel caso in cui ce ne fosse la possibilità, e ricominciando dopo, la vedi un'idea percorribile, poi di sera
No, ma io, guarda, io sostengo da tanti anni che i campionati si debbano giocare più d'estate che d'inverno, soprattutto a livello dilettantistico, quindi cioè maggio e giugno per me devono essere due mesi dove si gioca assolutamente, perché è l'unico modo che abbiamo per portare gente sui campi dilettantistici, è fare in modo che ci siano delle partite con orari e con tempi meteorologici accessibili. Giocare, mi è capitato di giocare delle partite a dicembre magari dei recuperi in notturna sotto zero, chi vuoi che venga a vedere quelle partite lì? Per me giocare d'estate è uno dei punti fondamentali che dovrebbe comunque cavalcare una federazione, una Lega Nazionale Dilettanti, tralasciando il mese di agosto, poi il resto secondo me dovrebbe essere tutto pieno di partite di campionati dilettantistici, quindi sarebbe a mio parere anche da riformare proprio tutte le date, tutti i regolamenti. Giocare d'estate è tutta un'altra cosa, coinvolgerebbe pubblico e di conseguenza sponsor, che in questo momento sono grasso che cola per le nostre società, visti i tempi che stiamo attraversando. Arrivano, visto che i nostri telespettatori sono molto attenti, mi segnala Alessia che arriva un messaggio. Sì, arriva un messaggio e ci dicono che comunque in Liguria molti lavori stagionali si svolgono in estate. Quindi come si può andare avanti? Esatto. Visto, mi dici, si giocherebbe di sera? Si gioca di sera, si gioca insomma, giocando di sera elimini anche il problema, no, del sabato, della domenica, insomma, giocando di sera. Chiaro che quelli che lavorano nei bar o nei ristoranti, che ovviamente cioè, ci sarebbe da tener conto di queste situazioni, però secondo me sarebbe sempre più accessibile, ripeto, come contorno, come modo per avvicinare la gente al nostro mondo e quindi far sì che diventi anche un mondo appetibile per quei pochi che ormai hanno volontà di investire qualcosa. Giassi, invece tornando sul campo, nel girone A, quali sono le squadre secondo te che potrebbero essere favorite? Anche, insomma, anche se è difficile fare una previsione, visto che il campionato si gioca a singhiozzo, tante partite vengono sospese e quant'altro. Sì, io capisco qualcosa di più del girone B, di girone A non lo vedo, eccetera. Ma tornando un attimo al discorso di prima, teniamo conto che il calcio ormai alle 15, anzi una volta alle 14:30, ora alle 15 della domenica, lo gioca solo più i dilettanti. Il mondo è cambiato radicalmente, c'è il calcio spezzatino proprio per avvicinare gente, sponsor, TV, e invece i dilettanti sono costretti, che poi io quando facevo la prima con l'Inter avevo molto più pubblico il sabato in prima che non la domenica in promozione, perché la gente il sabato esce volentieri e va a vedere la partita. La domenica è sacra, è dedicata alla famiglia o dedicata magari al Genoa o alla Sampdoria se non hanno anticipi e posticipi. Ti posso rispondere sul girone B. Il girone B mi sembra che ci siano due squadre genovesi che in questo momento hanno fatto vedere qualcosa di più, che sono certamente il Marassi, che ha investito molto e beati loro in questo momento di Bura, hanno potuto investire molto, e la Gogliardica del mio amico di Somma, che ha puntato molto sui giovani ma comunque sta raccogliendo buoni frutti. Secondo me la squadra che ha avuto parecchi problemi, sembra un po' il Genoa col Covid, che si è allenata sì, pizziche e mozziche eccetera, la squadra che potrebbe e dovrebbe venire fuori alla lunga è il Valle Scrivia. Invece, parlando di calcio giocato, Massimo, nel girone A quali vedi le squadre favorite? Ma io per quel poco che ho potuto vedere, insomma, in queste due o tre partite che siamo riusciti a fare, direi due genovesi, cioè Praese e Serraricò, e due ponentine, Golfo di Anese e Ventimiglia. Insomma, queste quattro secondo me hanno qualcosina in più degli altri, sicuramente. Arrivano dei messaggi di saluti, no, anche? Allora sì, arrivano due messaggi, il primo appunto è di saluti, due tra i migliori direttori, si firma Fabrizio Maragliano, quindi vi fanno i complimenti. Perché è un amico di tutte e due. Sì, e invece un altro ci dicono... Ci dicono, se crolla il mondo dei dilettanti, crolla tutto, la proposta di Jesse è ottima, d'estate ci sarebbe il triplo del pubblico. Jesse, quindi
La tua proposta sta riscuotendo successo. Ma sì, siamo fermi al 1945 quando è finita la guerra, gli orari sono gli stessi, non è cambiato nulla. Secondo me la squadra che gioca in casa decide se giocare il sabato o la domenica, e ti arrivo a dire nei derby genovesi può giocare anche la domenica mattina in promozione. Decide la squadra di casa, e se la squadra avversaria ha quello che il sabato fai turni e io ho quello che la domenica fai tu, la squadra di casa qual è l'orario che porti più pubblico? Noi abbiamo bisogno di gente che venga. Una volta c'era sempre pieno sui campi. Quest'estate in Coppa Italia abbiamo giocato Gogliardica Litre alla Ligorna con le mascherine e distanziamento. Si è giocato alle 8 di sera, c'era pieno così. Io nel pomeriggio avevo visto un'altra partita alle 5, non c'era nessuno, erano tutti al mare e faceva un caldo bestiale. Alle 8, con un po' più di fresco, dopo una giornata di mare, sono venuti tutti a vedere Gogliardica Litre, non ti dico Boca Juniors River Plate, Gogliardica Litre, c'era pieno. Massimo, tu dicevi anche di giocare la domenica mattina, non sarebbe una brutta idea, il problema è che poi con i campi che vengono gestiti e calcati anche da categorie inferiori diventerebbe un problema, bisognerebbe invertire allora a questo punto. Basta, ma le soluzioni si trovano sempre, basta averne la volontà, cioè le proposte è chiaro che sono tutte da rifinire e da limare i problemi. Prima sentivo dire che ci sono i lavoratori stagionali, ma anche d'inverno ci sono quelli che lavorano al sabato e alla domenica, parliamo di quelli che lavorano nei centri commerciali, nei supermercati, cioè direi che insomma le cose cambiano poco. Ha ragione Jesse, cioè va fatto una proposta che cambi un po' il modo di vedere il calcio dilettantistico, che soprattutto ne cambi i mesi di svolgimento. Poi ovviamente da una proposta di base si lima e si cerca di trovare la soluzione migliore, che incastrare le partite, trovare l'orario giusto, cioè su questo ci si lavora, ma ripeto, se c'è la volontà sì, le soluzioni si trovano sempre, insomma non c'è niente di impossibile, come allora, si gioca ora. Sono proposte che potrete fare al Presidente, visto che so che ci sarà una riunione tra i Presidenti e i Direttori Generali in settimana, mi sembra 23, 24, 25, giudici. Noi siamo giunti in conclusione di questa puntata, la potete rivedere in replica sul canale 189 stasera o altrimenti domani alle ore 12.30 sul canale 189 o in replica sempre alle 21.30 sul canale 189. Noi salutiamo Massimo Sciutto, Direttore Generale della Voltrese, e Jesse Adamoli, direttore generale dell'Italy Club. Ciao Claudio, buonasera. In regia Camilla Ortolani e Sergio Bisio ci hanno sopportato per tutta la puntata. Un saluto anche ad Alessia che assieme a Claudio Bianchi vi aspetta domenica prossima sempre alle ore 19 per un'altra puntata di Dilettantissimo. Il gol più bello della settimana? Quello di San Cinito. Non cambiate canale perché tra poco Maria Grazia Barile e i suoi ospiti approfondiranno gli argomenti su Genoa Samp, Spezia e Entella. Questo programma è stato offerto da SEL Trasporti, via Fiumara 3, Genova.